Ben trovati a Toscana a Parlamento, trasmissione a cura della redazione d'Italia di 7 che vi trasmette tutte le novità dal Consiglio regionale e dalle attività del Consiglio regionale. Ebbene, non è passata la votazione per l'insediamento della Commissione speciale sulla campagna vaccinale, non è stata infatti raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'Ufficio di Presidenza. La commissione speciale sulla campagna vaccinale della Toscana non è riuscita ad esprimere una maggioranza per la nomina dell'ufficio di presidenza. Sarà quindi l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a proporlo. La maggioranza aveva presentato una lista con le candidature di Enrico Sostegni del PD come presidente, Marco Landi della Lega come vicepresidente, Andrea Vannucci del PD segretario e questore. L'opposizione invece ha proposto Marco Landi come presidente, Stefano Scaramelli di Italia Viva come vicepresidente, Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle come segretaria. Scaramelli ha rifiutato la proposta dell'opposizione, non ha partecipato al voto. Il suo atto ha portato al ritiro della lista. Personalmente vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della Commissione sui vaccini. Non ci è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi doveva, debba fare il Presidente e Vicepresidente. Non ci siamo iscritti e non partecipato a questo aspetto. Abbiamo fiducia sul fatto che se sostegni sarà il Presidente possa però a lavorare in questa Commissione ponendo delle condizioni. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione, una convocazione permanente della stessa, senza interruzioni di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del Presidente Gianni perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini, il Presidente possa condividerlo con la Commissione, queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani. Ci aspettiamo che i lavori di questa commissione, ogni giorno che si va a riunire, alla sera dia comunicazione sia questa. La comunicazione istituzionale e formale della Toscana dà ai cittadini in merito ai vaccini e dal giorno dopo si facciano le cose che questa Commissione ha deciso di fare in maniera collegiale. Se c'è una Commissione ha un senso di lavoro, noi siamo per dare una mano, siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene. Motivo per il quale. Non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Noi ci serve fare un vaccino in più, è meglio un vaccino in più che una poltrona in meno. Al voto sono così andate due liste, quella della maggioranza, rimasta invariata, e quella delle opposizioni che ha riproposto Landi e Noferi come Presidente e Segretaria, Bannucci come Vicepresidente. Nella prima votazione i consiglieri hanno espresso 5 voti a favore della lista della maggioranza, 4 a favore della lista delle opposizioni. Scaramelli non ha partecipato al voto. Essendo necessaria la maggioranza dei tre quinti, si è dovuto procedere ad una seconda votazione, che si è conclusa con lo stesso risultato. Anche in questo caso la maggioranza, quella richiesta, era di 6 voti, è risultata non sufficiente per l'insediamento dell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Le opposizioni hanno deciso di presentare una propria lista perché la maggioranza ha proposto come presidente della commissione speciale sui vaccini Enrico Sostegni, che è attualmente anche presidente della commissione sanità, che è la terza commissione che opera in questo ambito in maniera permanente da inizio legislatura. Non solo, hanno proposto anche i membri, tutti, tipo copia e incolla, tra la commissione sanità e la commissione speciale. Mentre invece noi auspicavamo un percorso diverso, abbiamo visto anche oggi il flop day, una giornata all'ennesimo fallimento del click day, quello che doveva portare le persone a vaccinarsi, quindi uno strumento che ancora non funziona. Noi abbiamo fatto tutto il possibile come opposizione attraverso gli atti, questi on time, abbiamo anticipato moltissime questioni, abbiamo sollecitato come nostro compito fare l'esecutivo. Evidentemente quello che c'è tra il Consiglio e quindi il gruppo di maggioranza in Consiglio regionale che è il PD e l'esecutivo c'è questo scollamento che evidentemente non, si riesce a, che non riescono a cucire. Quindi noi facciamo la nostra parte, la facciamo in maniera costruttiva partecipando alla commissione speciale sui vaccini che la Lega ha chiesto, lo facciamo in maniera seria come abbiamo finora svolto il nostro lavoro. Speriamo che questo sia un impulso in più perché finalmente chi sta fuori da questo palazzo abbia la serenità che le vaccinazioni possano avere. Funzionare possano farsi in maniera serena, mi sembra che si sia rotta l'opposizione. Siamo di fronte ad una schizofrenia totale perché la commissione speciale è stata proposta dall'opposizione, noi lo abbiamo. Approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento che possa coadiuvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché, siamo andati in commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il Presidente. Eh, eh, Enrico Sostegni facendolo coincidere con la, quella della Commissione Sanità, perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini, da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa vicepresidenza, dopodiché l'opposizione cioè, non l'ha più votata. Quindi, noi non comprendiamo eh, come questo possa accadere se non per una schizofrenia cioè legata probabilmente a posizionamenti e a divisioni della minoranza. Uno spettacolo indegno, indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o, vede o si vede nei film. Ecco, oggi grazie all'ostruzionismo, perché eh, non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva, eh, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa commissione. Eh, quando fuori ci sono problemi grossissimi, i cittadini non riescono a prenotarsi sul portale. Tale predisposto dalla Regione Toscana: eh, ries... addirittura ci sono delle criticità eh, per cui si possono prenotare anche in due liste eh, diverse. Eh, quindi un sacco di problemi che eh, potrebbero essere affrontati in questa commissione, voluta ricordo dal Movimento 5 Stelle e anche dalla Lega, votata dal Partito, di, eh, parti, dal partito Democratico. Però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita eh, di questa commissione. Abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il Presidente e il vicepresidente, con tutta una serie di cavilli legati al regolamento che a mio avviso eh, sono inammissibili sono inammissibili soprattutto in un periodo così grave come quello che stiamo vivendo. Ho scelto di non partecipare perché ritenevamo che la commissione speciale così per come è impostata fosse semplicemente un doppione della commissione eh, terza che si occupa già di salute e sanità e eh, non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento eh, dove far accomodare qualcuno i fatti di oggi di fatto ce lo eh, confermano, sono le 4 e un quarto. La commissione speciale era convocata per le 14 e 30 per l'elezione del presidente. Ancora non c'è stato, dopo due ore di fatto di ritardo, perché c'è stato probabilmente uno scontro eh, su chi farà il presidente. Da una parte c'era la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale presidente della terza commissione, quindi appunto il doppione. Dall'altra, eh, la, la, la candidatura avanzata dal vicepresidente Italia Viva Caramelli, il quale abbiamo sentito chiede, starò dentro a patto che Gianni partecipi eh, costantemente ai lavori della Commissione. Evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza commissione. Quindi fino ad ora la commissione speciale non solo non ha prodotto nulla ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del consiglio stesso. Io penso che potesse eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una commissione speciale sui vaccini che dovesse eh, in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del consiglio stesso. Al termine del voto, il consigliere Marco Stella di Forza Italia ha annunciato che con una lettera al presidente del Consiglio il regionale Antonio Mazzeo avrebbe rassegnato le dimissioni dalla commissione ma non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale. Eh, noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una commissione speciale sui vaccini, perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale, occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione eh, che c'è in Regione Toscana. E poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata della Presidenza della Commissione... Speciale sui vaccini sarebbe spettata naturalmente al Partito Democratico. Ma a chi? A Enrico Sosteni, cioè a quello che attualmente è il Presidente della Commissione Sanità e gli stessi membri della Commissione Sanità, il Partito Democratico li ha riportati nella Commissione Speciale sui vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire, se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene. Guardate, soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi. Ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia. Il nuovo futuro di Fidi Toscana, la società partecipata, di cui la regione possiede ad ora il 49,42%, è stato illustrato dall'assessore regionale all'economia Leonardo Marras in una comunicazione. La giunta regionale valuta la trasformazione di Fidi Toscana in una società in-house della regione. Per questo la direzione attività produttive ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento ad un esperto esterno. Dell'indispensabile servizio di consulenza specialistica. L'importo complessivo dell'appalto è stato stimato di 213.900 euro più IVA. Lo ha spiegato durante l'ultima seduta del Consiglio regionale l'assessore all'economia Leonardo Marras nel corso di una comunicazione all'Aula. Credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano, quelle dal. Eh, consiglio di amministrazione di Fili Toscana attuale, quelle che possono venire da soggetti istituzionali, da soggetti creditizi, da soggetti sociali o economici, dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. Aspettavamo ovviamente un po' più di risposte, mettiamola così. In realtà siamo ancora in una fase interlocutoria, anche perché di fatto noi siamo in mano a quell'advisor che dovrà eh, capire, farci capire, ma anche illuminare la giunta su quella che potrebbe essere una soluzione prospettata anche dal Presidente in, in campagna elettorale che è quella di riportare Fili Toscana in house, quindi farne sostanzialmente un braccio operativo regionale affinché possa diciamo, essere agevolata l'accesso al credito, così come diciamo, il sostegno al nostro sistema imprenditoriale. Deve essere un soggetto finanziario che sia da collante, da una parte verso il basso, nelle aree di sviluppo economico della Toscana dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo e un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare finanziamenti comunitari e nazionali. Quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta, che termini l'esperienza per quello che finora adesso abbiamo conosciuto di Fili Toscana e si possa andare verso un soggetto nuovo magari che sappia integrare la propria funzione anche con sviluppo toscana. Tutte le altre regioni si sono dotate di uno strumento più flessibile che utilizza anche sistemi innovativi come come I mini bond per finanziare le attività imprenditoriali del proprio territorio, mentre in Toscana ci stiamo ancora attardando in attesa della nomina attraverso un bando di un advisor che faccia la valutazione della società e quindi ci dica se si può spacchettare eh, le partecipazioni private che sono rimaste, cioè le due grandi banche, Monte dei Paschi e Intesa San Paolo, più un'altra serie di istituti di credito con percentuali diciamo, molto basse di partecipazione. Dopo che, lo voglio ricordare, tutti gli enti locali, circa 78. Che facevano parte del capitale Fidi Toscana negli ultimi due anni sono usciti dal eh, patrimonio, o meglio, scusate, dal capitale sociale dell'azienda. Fidi Toscana, negli ultimi dieci anni, ha perso 47 milioni di euro, negli ultimi dieci anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione. Questo è quello che è successo in Regione Toscana con Fidi Toscana. Però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo. La faremo in house, con quali tempi? Se continuiamo così, Fidi Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno e non possiamo permettercelo perché il nostro territorio e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto di credito regionale che eroghi non solo le garanzie, ma che eroghi direttamente i soldi. E questo deve essere fatto insieme a Sviluppo Toscana. La Regione Toscana deve sostenere un processo di fusione e di accorpamento, ma lo deve fare in tempi rapidi. Via libera dell'ufficio di presidenza la nascita in Consiglio regionale della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente Antonio Mazzeo, secondo quanto stabilito dall'articolo 61 del Regolamento interno all'Assemblea legislativa regionale, ha deciso di dare avvio alla costituzione di una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana. La commissione sarà formata da un rappresentante per ogni gruppo consigliare che, sempre secondo quanto previsto dal regolamento, avrà per ogni eventuale votazione un voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. Ed è tutto da Toscana al Parlamento, l'appuntamento con il Consiglio regionale torna la prossima settimana.